appuntamento mensile con Market Star, che diventa comunque un aggiornamento su tutti i temi più caldi del momento. Eccoci qui ancora in diretta e con me, come sempre, c'è Sara Silano, Morningstar Italy. Sara, ben trovata. Buongiorno a tutti voi. Un risveglio, quello di oggi, decisamente importante perché partiamo sempre dalle presidenziali americane. Insomma, che idea ti sei fatta? O meglio, anticipo questa domanda perché poi viene da sé dirmi che idea ti sei fatta, soprattutto per le prossime ore. Ti aspettavi una situazione come quella che si è profilata? Non così tanta incertezza, anche se devo dire siamo arrivati al voto con una grande incertezza su chi potesse vincere, quindi non è sicuramente stato una sorpresa questa, ma così tanta probabilmente non me l'aspettavo. Molto si è discusso anche su quanto l'esito di queste elezioni possa influenzare gli investimenti. Ora abbiamo visto tantissimi studi, analisi, settori favoriti, settori sfavoriti, le politiche e quant'altro. Quello che forse possiamo anche dire è che ha detto un nostro opinionista americano molto importante a inizio settembre, è stato proprio che, attenzione, però dal punto di vista degli investimenti, le presidenziali non sono poi così rilevanti per chi deve decidere per un portafoglio, ecco, forse lo possono essere più per decisioni di trading. E portava infatti un dato che volevo riferirvi. Se guardiamo al comportamento di Wall Street, l'indice Dow Jones, nei primi 3 anni di mandato degli ultimi 10 presidenti, quindi insomma stiamo parlando di un orizzonte temporale piuttosto significativo, vediamo che la classifica vede alternarsi repubblicani e democratici. E più che la loro nomina, quello che è contato è il periodo in cui hanno governato. Si può dire che le loro decisioni hanno un impatto sull'economia, ma forse più sicuramente è il quadro anche economico in cui si sono trovati che ha pesato. E sappiamo anche che i prezzi di borsa non sempre sono in linea con l'andamento dell'economia, quindi è un altro aspetto da tenere in considerazione. Quindi fare previsioni è difficile, lo diventa ancora di più in questa fase di pandemia, ed ecco perché comunque probabilmente gli investitori dovrebbero più considerare questa economia che è messa a dura prova dal Covid, che sta provando a rialzarsi, e tenere in considerazione i tassi di interesse bassi, le politiche però espansive della Fed, ma soprattutto tenere in considerazione che in questo momento le valutazioni azionarie sono elevate, e quindi questo è un aspetto sicuramente che può pesare sulle decisioni di acquisto di titoli Eh americani. sì, esatto, poi hai citato anche la Fed. Sarà interessante, insomma, capire cosa succederà domani. Ricordiamo, che, insomma, ci sarà il board, subito dopo le presidenziali, insomma, quindi si capirà che cosa succederà. Indipendentemente da questo, su cui torneremo, Sara, chiaramente, come dici tu, poi gli investitori, no, si comporteranno in modo differente a seconda del tipo di portafoglio che vorranno chiaramente mettere a punto, perché quando parliamo di investimento o di trading la situazione cambia, e questo assolutamente vale la pena dirlo. È chiaro però che questa incertezza che insomma, è nata soprattutto durante questa notte elettorale, peraltro ovviamente noi aggiorniamo sempre, però adesso l'America sta anche andando a dormire, quindi le notizie, come probabilmente avrete visto anche tutti voi, si stanno un po' assottigliando, poi riprenderanno sicuramente perché fino a tutta la settimana almeno continueremo con questo tenore. Però dicevo, insomma, chiaramente l'incertezza va ad aggiungersi a quella che abbiamo, no? Nel panorama globale, tu lo citavi nella tua introduzione, soprattutto dovuta a questa seconda ondata di Covid, che poi io continuo, almeno mio modesto parere, a sostenere che è un'unica ondata, cioè semplicemente il virus non se n'è andato e chiaramente però può avere delle variazioni a seconda anche del tempo, del momento, insomma. Però al di là di questo, come si stanno comportando i mercati? Cerchiamo di andare più subito nell'operatività della situazione. Sì, hai ragione, in effetti non se n'è mai andato il virus e semplicemente siamo in un'ondata di nuovo molto forte. A ottobre l'indice Morningstar azionario globale ha perso circa l'1,6%, quindi diciamo i mercati hanno un po' risentito di questa situazione. Quello europeo ha sofferto ancora di più, non c'è da stupirsi, dato che il vecchio continente è considerato l'epicentro della seconda ondata in questo momento, e infatti l'indice Morningstar Europe ha perso oltre il 5%.
in un solo mese. L'Italia ha registrato un ribasso ancora superiore, oltre il 6%. Gli Stati Uniti hanno fatto più o meno hanno avuto un andamento simile all'indice globale, mentre ecco un dato che va rilevato, quello dei paesi emergenti che hanno chiuso ottobre con il segno più e con la Cina che ha fatto da traino. E quindi se da un lato probabilmente l'Europa sta procedendo a nuove restrizioni e nuove chiusure, gli operatori temono l'impatto sull'economia di questo nuovo lockdown, di queste nuove restrizioni, dall'altro lato la Cina sta guardando avanti ed è no da notare che proprio è stato recentemente approvato il suo nuovo piano quinquennale, dove il tema centrale è la cosiddetta strategia di doppia circolazione, quindi un ruolo più forte della domanda interna nella guidare la crescita, ma anche la volontà di attrarre investimenti e tecnologia dall'estero, quindi aprire di più i mercati finanziari e l'accesso al mondo delle imprese. Quindi siamo in un mondo dove anche sui mercati finanziari vediamo diverse velocità. Ok, diverse velocità. E beh, anche questo, insomma, si inserisce nel contesto di incertezza che abbiamo. Per quanto riguarda l'Italia, parliamo del debito sovrano. Ne avevamo parlato anche il mese scorso, perché naturalmente, soprattutto in questo momento, stiamo un po' tutti giustamente appresso alle previsioni, ai numeri, ai dati, ancora di più. Lo facciamo sempre, ovviamente, parlando di economia e di prospettive, soprattutto del futuro per l'economia di casa nostra. Però in questo momento chiaramente siamo tutti più legati ai numeri. Gli analisti di Morningstar hanno confermato il rating sul debito sovrano italiano, appunto. Quali sono le ragioni, visto che stiamo parlando di un clima comunque ancora che ci sfugge un po', cioè da una situazione che ci sfugge un po' di mano? Sì, DBRS Morningstar ha confermato il rating sul debito sovrano dell'Italia a BBBI con un trend che rimane negativo. Che cosa hanno detto? Hanno detto che nonostante i segni di resilienza nella crescita del prodotto interno lordo dai minimi di aprile, ci sono ancora delle considerevoli incertezze sulle ripercussioni economiche della pandemia di coronavirus e quindi questo rimane il tema centrale. Le ragioni della conferma del rating sono diverse. Innanzitutto l'Italia beneficia comunque di una politica monetaria ultra espansiva da parte della Banca Centrale Europea e questo è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione. Il bel paese inoltre ha un'economia piuttosto diversificata che appunto ha dimostrato di in qualche modo saper resistere alla prima ondata anche se con fatica, ma il dato forse più rilevante è che famiglie e aziende stanno affrontando questo periodo con uno dei più bassi indebitamenti privati tra le economie avanzate. Questo è un dato veramente rilevante e non dimentichiamo che il tasso di risparmio degli italiani ha comunque raggiunto livelli record negli ultimi mesi, quindi è comunque delle risorse che ci sono. Però sul debito sovrano pesa sicuramente l'incertezza politica. Il governo, lo sappiamo, dovrebbe rimanere in carica fino al 2023, ma la gestione della seconda ondata è motivo di preoccupazione. In fondo si sono accentuate alcune caratteristiche del sistema italiano, dicono i nostri analisti. Come i frequenti cambi di governo, ma anche la difficoltà a portare avanti delle riforme strutturali. Ecco, quindi anche il programma europeo Recovery Fund può essere un'opportunità, secondo i nostri analisti, che sicuramente andrebbe colta. Diciamo che è già stato messo tra virgolette in cantiere perché poi bisogna renderlo operativo chiaramente ed effettivo, però diciamo che può essere come dire, una delle motivazioni per cui si può guardare con maggior ottimismo al futuro, no Sara? Questo è un po' il senso, cioè a livello di proiezioni naturalmente. Assolutamente, è proprio abbiamo delle opportunità, abbiamo delle carte da giocare. D'accordo, sperando di giocarle bene, chiaramente, se no potrebbe sortire l'effetto contrario, ma è una mia opinione, non certo quella di Morningstar. Allora, sempre rimanendo sull'Italia, altro indicatore, è quello della sovraperformance del BTP sul Bund tedesco. Mi piacerebbe, insomma, anche qui fare qualche considerazione. I risultati riflettono di fatto una situazione straordinaria che stiamo vivendo e che i mercati vivono. Le azioni che ha messo in campo la Banca Centrale Europea, l'accordo tra i governi europei per il Recovery Fund, di fatto hanno rafforzato l'Unione Europea e quindi hanno supportato le valutazioni degli asset in euro. Inoltre c'è da dire che gli spread creditizi si sono ridotti perché
dove, in un contesto dove il Bund, quindi il titolo di Stato decennale tedesco, considerato appunto risk-free, quindi privo di rischio, offre rendimenti negativi, lo ricordiamo, gli investitori hanno cercato titoli con una cedola più alta. D'altra parte, appunto, è la ricerca appunto di valore di rendimento. E quindi i governativi degli stati periferici, ma in particolare il BTP italiano, ha sovrapperformato quello tedesco ed è appunto dovuto proprio a questa domanda. Questo è un aspetto molto interessante. È chiaro che si ricerca rendimento, però andando anche ad aumentare il rischio, comunque questo sui mercati obbligazionari accade. E bisogna anche prestare attenzione a questo tipo di rischi che si vanno a prendere proprio nel momento in cui si va ad aumentare la propria esposizione ai titoli che sono, tra virgolette, meno sicuri. Sì. Soprattutto questo vale nel caso di chi usava magari i titoli di Stato come fonte di reddito durante la pensione, al ritiro della vita lavorativa, perché appunto oggi quelle fonti che una volta erano più sicure lo sono molto meno e quindi bisogna stare attenti a Certo. questi tipi di aspetti. Ecco, io adesso mostrerò un primo grafico, diciamo così, un primo prospetto più che altro che ci avete fornito sempre voi, quindi la fonte è proprio quella di Morningstar, che comincia a far capire come sono entrati nel periodo autunnale gli investitori guardando ai flussi verso i fondi. Quindi qual è la situazione? Eccola qui riassunta. Sì, gli ultimi dati disponibili a fine settembre rivelano che i flussi nei fondi europei sono stati positivi, ma si sono ridotti rispetto al mese precedente, 27 miliardi contro i 45 di agosto. Parlo appunto di dati di settembre perché sappiamo che l'elaborazione di questi dati a livello europeo è molto complessa, per cui il dato più aggiornato può sembrare vecchio, in realtà è proprio il meglio che si può avere data la complessità dei calcoli che devono essere fatti. Per la prima volta nel 2020 la raccolta dei fondi azionari è stata superiore a quella degli obbligazionari e lo vediamo nel grafico e questo è un dato interessante. Gli investitori dove si sono diretti? Si sono diretti soprattutto verso fondi azionari globali e fondi specializzati sul settore tecnologico. Ricorderemo probabilmente questo anno sui mercati anche per questo grande ritorno di interesse da parte degli investitori per i fondi di tipo tecnologico, che in qualche modo è anche legato più che a un settore, a un trend, quindi a dinamiche nuove come il lavoro da casa, l'e-commerce e altri fenomeni che sono anche un po' frutto, sono stati accelerati dalla pandemia. Per quanto riguarda invece gli strumenti alternativi, i fondi alternativi, e in particolare quelli multistrategy, ancora vediamo dei dati che sono poco incoraggianti, così come anche i fondi obbligazionari sui corporate bond hanno subito dei deflussi nel mese di settembre. In generale hanno sofferto i segmenti più rischiosi del reddito fisso. E l'altro dato rilevante è quello dei fondi bilanciati che hanno avuto flussi netti positivi ma inferiori rispetto ai mesi precedenti, quindi in sostanza sembra anche che questa asset class non sia particolarmente favorita in questo momento. Riscatti anche sui monetari. Per quanto riguarda strategie attive e strategie passive, dobbiamo ancora una volta registrare che un aumento della quota dei primi, quindi ancora le strategie passive stanno prendendo quote di mercato sugli attivi, ormai siamo a circa il 20% del patrimonio. Nel complesso, gli asset dell'industria europea si sono ridotti per effetto del calo dei mercati di cui abbiamo parlato all'inizio. Una nota interessante, infine, è quella sugli azionari Giappone, che sono stati tra i migliori per raccolta a settembre. Ecco, cos'è successo? Probabilmente l'effetto politico del dato elettorale, della nomina del nuovo primo ministro, che ci si aspetta continuerà nella politica, nella cosiddetta Abenomics del Sì. suo predecessore. Allora, altro argomento che trattiamo sempre con te e con voi, Sara, è l'industria degli ETF e quindi insomma parliamo del terzo trimestre, fondamentalmente anche qui facciamo un po' un check di quello che è accaduto.
Sì, nel terzo trimestre l'industria europea degli ETF ha raccolto circa 29 miliardi, scarsi una somma inferiore al secondo trimestre, ma comunque significativa in una fase di grande incertezza causata dalla pandemia di coronavirus. Nonostante lo shock di marzo, i flussi sono positivi dall'inizio dell'anno, e questo è interessante, e anche il patrimonio gestito è cresciuto tra luglio e settembre e ha raggiunto quota 948 miliardi. Il buon andamento dei mercati azionari globali ha chiaramente favorito gli ETF azionari e nei primi 5 tra i migliori troviamo ancora una volta il settore tecnologico, in particolare cloud computing, robotica, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, automazione, tutto tematiche legate anche alle nuove modalità di lavoro e di produzione ai tempi del Covid. La maggior propensione al rischio anche sui fondi azionari ha penalizzato quelli obbligazionari, una cosa che abbiamo visto anche sui dati dei fondi in generale, ma da notare che gli investitori hanno invece optato per le obbligazioni cinesi onshore, cioè quelle denominate nella valuta locale, che hanno ricevuto degli acquisti e ancora una volta, ecco, probabilmente anche il tema Cina è nella mente degli investitori. Ecco, peraltro, visto che ne stiamo parlando, e se vogliamo contestualizzarlo nella notizia principale del giorno, cioè quella delle presidenziali americane, chiaramente anche lì tutti i rapporti poi con la Cina, quello che succederà, andrà a riversarsi anche sulle decisioni degli investitori, immagino, no? È un momento in cui tutto, questi sono i bilanci che possiamo fare fino adesso, tutto però può essere rimesso in discussione proprio da quello che è considerato da sempre il principale market mover, chiaramente, no, Sara? Assolutamente, infatti probabilmente anche sull'esito elettorale quello che andrà tenuto in considerazione è proprio i rapporti tra internazionali, ma soprattutto tra Cina e Stati Uniti. Esatto. Invece fondi sostenibili, anche qui altro punto forte, insomma, che affrontiamo all'interno di Marketstar ogni mese. Anche qui ti chiedo stessa cosa, nei mesi scorsi qual è stato l'andamento? L'industria europea dei fondi ed ETF sostenibili ha chiuso un altro trimestre record. Forse adesso vediamo anche il grafico. Nel periodo luglio-settembre i flussi sono stati pari a 52,6 miliardi, ma il dato che rileva è che sono stati circa il 40% della raccolta totale del risparmio gestito del vecchio continente, per cui è un dato davvero significativo. È aumentato anche il patrimonio del 10%, siamo a 882 miliardi di euro, ma tradotti in dollari, il patrimonio europeo dei fondi sostenibili ha raggiunto i 1.000 miliardi, e quindi questo è un dato sicuramente rilevante. E rappresenta circa il 9,3% del patrimonio gestito in Europa. Tra l'altro, bisogna tenere in considerazione un altro aspetto, che è quello dell'espansione dell'offerta. Nuovi prodotti, sono stati lanciati 105 prodotti di questo tipo nel terzo trimestre, il numero da inizio anno è di 333, che porta l'offerta totale europea quasi a 2.900 strumenti, un numero mai raggiunto prima. Quindi teniamo conto che è un segmento dell'industria del risparmio in forte espansione. E qual è il motivo? La raccolta probabilmente è stata alimentata soprattutto dal continuo interesse degli investitori per le problematiche ESG. Sì. Perché la crisi generata dal Covid-19 ha sottolineato, questo è indubbio, l'importanza di costruire modelli di business sostenibili e resilienti che tengano in considerazione non solo gli azionisti, ma tutte le parti coinvolte. Qua si potrebbe discutere per tutta una giornata, però il tema c'è e torneremo probabilmente a parlare di rischi ESG e di era post-Covid come attenuazione di questi rischi. Beh, e poi appunto, visto che prima abbiamo citato anche quello che sarà eventualmente con il Recovery Fund, ancora di più, no? Saranno centrali queste tematiche. Assolutamente, lo sappiamo benissimo, l'indirizzo di impiego Esatto. di questi fondi in chiave ambientale, in chiave sostenibile. Appunto, quindi insomma, infatti si è riconfermato il record, ricordo benissimo che avevamo dedicato una buona parte della trasmissione del mese scorso a questo, e effettivamente continua questo trend. Allora,
A questo proposito, perché sono sicura che adesso riparleremo di queste tematiche, seconda parte della nostra trasmissione di oggi è dedicata a questa puntata alla Morningstar Investment Conference, edizione 2020. Noi conosciamo bene quello di cui parliamo, perché peraltro siamo stati fisicamente, quando ahi noi si poteva esserci fisicamente, l'anno scorso, ma anche nelle edizioni precedenti. Però, insomma, magari raccontiamo a chi non lo sapesse cosa succede ogni anno, e poi parliamo dell'edizione di quest'anno, che chiaramente, insomma, sarà in versione diversa rispetto a quelle degli scorsi anni. Sì, in versione diversa, innanzitutto sarà una versione digitale. La Morningstar Investment Conference è sempre stata un evento in persona, un momento di confronto tra investitori, consulenti finanziari, grandi esperti del mondo internazionale, del mondo della finanza. Quest'anno i temi, l'approccio saranno gli stessi, ma sarà in un formato del tutto digitale, quindi si potrà seguire online. Ci saranno 6 sessioni, ci sarà la possibilità, proprio perché è digitale, di seguire anche le Morningstar Investment Conference degli altri paesi, compresa quella statunitense che c'è già stata a settembre, quindi la possibilità di avere il parere anche di esperti americani del mondo del risparmio gestito e la possibilità, anche se non in persona, di interagire con noi, di interagire con gli ospiti, con i relatori e di interagire sui social. Quello che però voglio sottolineare è che quest'anno noi abbiamo voluto anche riservare un ruolo primario alle donne, e in effetti la conferenza sarà aperta proprio da un intervento di una professionista donna proprio sul ruolo della ricerca scientifica nelle scelte di investimento di consulenti, di gestori e di professionisti del risparmio. E lo abbiamo fatto anche nell'ottica di dare rilevanza a un aspetto che a Morningstar è molto caro, che è quello della diversità di genere, e infatti anche l'agenda ha comunque un buon bilanciamento di relatori uomini e relatori donne. Sappiamo che nel mondo della finanza è ancora un mondo molto maschile, i dati ce lo dicono, però alla fine sono anche questi tipi di scelte che possono comunque far capire che c'è la possibilità di andare in una direzione diversa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è importante. Quindi, insomma, questa è una delle principali novità di quest'anno, dell'edizione di quest'anno, no? Ce ne saranno altre, immagino, insomma, quelle che un po' hai cercato di riassumere. Colleghiamo questa domanda, insomma, mantenendoci sempre sulle novità che caratterizzeranno questa conferenza del 2020, per dare anche qualche anticipazione sui temi che verranno trattati. Insomma, vabbè, la diversità l'hai già citata, ma quella c'è sempre, no? Che verrà ripresa chiaramente con la presenza femminile ancora più massiccia quest'anno. Altre tematiche? Sì, e anche con alcuni dati che porteremo e che faranno riflettere proprio sulla situazione nell'industria. Poi parleremo anche di situazione macro italiana e faremo in particolare focus sul sistema bancario italiano con i nostri colleghi di DBRS Morningstar. Parleremo di gestione attiva alla prova della pandemia con dei gestori che fanno della gestione attiva il loro punto forte. Parleremo di investimenti sostenibili, come orientarsi in un'offerta sempre più ampia, abbiamo detto prima, e quindi parleremo anche di approccio e di rapporto tra cliente e consulente finanziario in questo particolare momento che stiamo vivendo. Ok, esatto. Quindi, insomma, comunque diciamo che sullo sfondo resta sempre il contesto storico complicato che stiamo affrontando tutti quanti. Per i consulenti finanziari, tu giustamente, insomma, hai ricordato a che cosa punta, a cosa mira la Morningstar Investment Conference. Per i consulenti finanziari ci sono dei temi pensati ad hoc, cioè dei temi particolari che vorresti sottolineare? Sì, diciamo che tutta la conferenza ha dei temi interessanti anche per i consulenti finanziari, oltre che per i gestori wealth manager. Probabilmente la sessione che si concentra sulle strategie della gestione del cliente, quindi come gestire il panico, la paura in una fase di forte volatilità e quanto contano le competenze, ma quanto conta anche la psicologia, può essere una sessione particolarmente utile, anche perché, lo vediamo in queste ore, la volatilità sta tornando forte sui mercati.
mercati e quindi siamo nella piena attualità. Non dimentichiamo che effettivamente questo tema di gestire le paure, gestire è anche un modo per aiutare a gestire i rischi, a far capire al proprio interlocutore, all'investitore, di non assumersi mai dei rischi che vanno oltre quelli che si sente di poter assumere. Non dimentichiamo che la probabilità di perdita proprio in tempi di volatilità e con asset volatili è maggiore in tempi brevi, mentre sugli orizzonti più lunghi possono attenuarsi certi picchi del mercato. Insomma, quello che cercheremo di dare come messaggio è non farsi prendere dal panico, che è il cattivo consigliere che porta a fare delle scelte sbagliate, perché è molto provato che nel momento in cui ci si fa prendere dal panico, cosa si fa? Si vende, ma si vende quando ormai è troppo tardi, per poi acquistare di nuovo quando è ormai troppo tardi, perché a quel punto le valutazioni sono gonfiate. Quindi c'è bisogno di questo rapporto anche tra consulenti e clienti proprio nella gestione del portafoglio per evitare questo tipo di errori. Ecco Sara, d'accordo, quello sicuramente, quella è sempre la regola numero uno che deve essere alla base poi delle azioni che facciamo proprio in termini di finanza. E peraltro proprio con te, e poi chiudiamo, insomma questo è un tema che lega sempre tutto quanto, avevamo parlato anche dell'importanza della parte più educational proprio legata alla finanza, a partire dai piccolini, dalle scuole, dai bambini, no? Cioè insomma cercare di, anche approfittando, passatemi questo termine, del contesto economico difficile, che quindi mette nelle condizioni tutti noi a dover capire di più di un qualcosa che magari prima era considerato più di nicchia, dicevo, quindi cominciare dai più piccini, quindi dalle scuole, no? Questo resta sempre alla base. Assolutamente, anche il non pensare che la finanza è per pochi, gli investimenti sono per pochi. A volte anche Appunto. rinunciare a un caffè al giorno può fare la differenza. Quindi il messaggio educativo è secondo noi per tutti, perché per tutti ci sono delle possibilità comunque di mettere da parte, che significa semplicemente avere poi delle disponibilità per esigenze future. Ecco, rinunciare a un caffè al giorno, magari non quando si fa la nottata elettorale per seguire le presidenziali, perché serve magari da domani, giustamente, basta poco per cominciare a mettere da parte qualcosa e per investire, appunto. Non è che gli investitori sono solo i grandi investitori, no? Si fa questa confusione. Va bene, Sara Silano, grazie. Credo che Grazie le a voi. cose più importanti anche per questo mese le abbiamo messe sul tavolo, sulle quali rifletteremo da adesso in avanti e ci vediamo il prossimo mese, insomma, sempre con Market Star. Sicuramente con meno incertezza dal punto di vista delle elezioni americane a quel Sì, punto. esatto. Sperando che si siano magari sciolti per allora altri nodi. Intanto in bocca al lupo per la vostra conferenza annuale, poi ne parleremo naturalmente a posteriori. Grazie Sara Silano, grazie a Morningstar Italy. Grazie, Grazie a voi, buona giornata. allora tra poco torniamo ancora sulle presidenziali, ma attenzione anche su questioni che riguardano casa nostra. DPCM nuovo è stato firmato da Conte. Comunque ne parliamo tra poco con Davide Biocchi, aspettiamo anche i vostri messaggi.